un gattino innaffiato che mi adomerà. Buonasera! Buonasera, Talent Village! Sulla strada per me. Sei svenuto? No, diciamo che è stata un'esperienza forte. Molto, vero? Buonasera, buonasera a tutti! Benvenuti in Village Talent, appoggio il ventaglio. Ah, ok. Faccio come se io fossi a casa mia. Buonasera Padova Pride Village! Siete sempre meravigliosi. Allora non siete tutti in autostrada, in fila? No, no. Ci siete anche stasera. Hanno fatto le partenze intelligenti, sono tutti domani mattina in autostrada, tutti in fila. Avete in progetto di andare al mare qualcuno di voi? Domani? Sono questi sorrisi forzati. Beh, per dire, fare un'altra domanda, no? È da bollino nero, domani, anche oggi. Però devo dire, io venendo qua, sì? Nessuno, non ho trovato uno straccio di nessuno, ma neanche nei bagni degli autogrill. No, ape! Voglio dire, avevano paura tutti della coda e sono andati dritti dritti. E infatti, tesoro, siamo arrivati anche ad agosto. Leonardo mio, non ti conosco. Eccola, in realtà, perché non mi riconosci ogni volta. Infatti, io invece devo dire che sei bellissima. Sempre. Avete presente quelle bamboline di porcellana? Sì, quelle che cambiano colore quando cambia la stagione. No, c'erano una volta, li vendevano su Intimità della Famiglia, quei giornali lì. Cos'era? Ma in realtà questo vestito è stato confezionato, se qualcuno l'ha riconosciuta, con la stoffa, aspetta che c'ho un pelucco rosso. No, perché si vedeva dal fondo, immagino. Con la stoffa comprata all'IKEA, si vede? C'è qualcuno di voi che ha una chiave a brugola per montare? No, no, perché quando monti i mobili di quel posto lì, ti chiedo, sta chiave a brugola che ce l'hanno solo loro. Solo loro, è vero. Per fare mille viaggi. O se no devi comprare il loro kit di montaggio in cui c'è anche la grandezza di quella brugola lì, altrimenti non la trovi. Ma se nel kit di montaggio c'è anche un montatore, va bene. No, va bene. Sapete, arrivata a questa età, sono peggio del Malm. Di quei che è quella sera. Stasera chiamami Malma. Ti chiamo Malma, quella a basso prezzo, il laminato faggio. Che voglio, sì. Non c'è niente di più triste del laminato faggio, credo. Bene, ma proprio bellissimo, brava, tutto un bambolino, bellissimo. Guarda, c'ho anche sotto la ruota. Sì, ho avuto modo di scontrarlo, ho fatto uno scrap. Come dondolo, guarda come dondolo. Sì. Mentre crolla tutto, perché se no non dondolare troppo, carape. Speriamo di no, insomma. No, assolutamente no, guarda che meraviglia, abbiamo anche il pianoforte stasera. Ah, stasera abbiamo anche questo bellissimo pianoforte. Guarda, mi avvicino al pianoforte, se non faccio i favolosi Baker, Chi? Sembra o non sembra Michelle Pfeiffer? Uguale, guarda, identica. Prima e dopo la cura, cioè no, solo dopo la cura. Facciamo durante, così almeno lasciamo un minimo di buon auspicio a tutti quanti. Allora, Village Talent con una novità, dobbiamo dirla subito perché è una grande novità. Una bellissima novità. Bellissima per i partecipanti, quelli che hanno già, insomma, si sono già esibiti su questo palco, ma purtroppo non sono arrivati secondi, sono arrivati i primi. Mi ricordo, non sono arrivati ultimi, ecco. No, il deciditi. Io già non ci capisco una mazza. Vado un attimo a pensarci, mi metto da solo. No, dicevo, vi dicevamo nelle puntate precedenti che c'era la possibilità di un ripescaggio. In realtà Enzo Forleo, che salutiamo, la nostra regia, buonasera, il nostro vocal coach. Enzo, buonasera. Ma Enzo, vabbè, troveremo. Potrei essere suscettibile a certe esternazioni. No, è che c'è la stoffa dell'IKEA, lì invece c'è il reparto tappeti. Io parto con un cavo d'acciaio, mi butto tipo circo, da tipo trapezista. Sì. È che di solito non regge, meno male. Il cavo d'acciaio. Prova con dei tubi innocenti, magari. Vediamo magari se riusciamo. Sì. No, per volere ovviamente di Enzo Forleo, che ha visto e valutato i ragazzi che hanno cantato e non sono arrivati i primi classificati nella selezione, nella loro serata, ai secondi classificati sarà affidata la serata del 25 agosto, per cui la semifinale non sarà più tra i primi classificati ma tra i secondi, e tra questi saranno scelti, ne sarà scelto uno che andrà poi in finale. È il primo di settembre, per cui avremo una finale a 6, non più una finale a 3. Conto? Ma che meraviglia! Ma ti rendi conto? È meraviglioso tutto ciò. Pensa a quelli che sono arrivati terzi e quarti, che sfiga! No, cioè, Vabbè, oh, ragazzi, vabbè, è comunque sempre un concorso. Faremo una cena. Oddio, mi va giù lo spallino. Mi spieghi perché pieghi la gamba se va giù lo spallino?
Non lo so, pensavo che fosse qualcuno fosse un po', come dire, suscettibile al fascino dello spalino un po' Betty Boop. Cioè io che più che Betty Boop, proprio Betty Boop. No, però... con due O grosse così. No, più che altro si vede la morbidezza della stoffa, deve essere insomma. Vabbè, insomma, comunque questa è una bella novità. È molto bella. Abbiamo deciso. Fate un applauso anche ai ragazzi che sono arrivati in secondi, qui ne abbiamo uno che è arrivato prima. Deciso di fare questa per cosa, cui non si preoccupa. Tesoro, ma tu quella poltrona lì, cioè proprio hai fatto l'abbonamento hai sempre seduto lì. No, c'è quella sedia lì, guai chi gliela tocca. Sembra un po' Alberto Camerini, vero? Chi se lo ricorda? No. Quello che cantava Rock and Roll. Quello, sì. Io adoro, perché sono di quella generazione. Di robot. Senti, come non si schiodano ormai da sto divano queste tre qua, le tre grazie della giuria. Grazie, Graziella, e grazie al prossimo che arriva, speriamo che arrivi. E le presentiamo quindi la giuria di questa sera con la nostra DJ... No... Speaker? Beh, vabbè, ma perché io sono giovane, capisci? Quindi per me è tutto... La nostra speaker... Fortuna che è giovane con la O aperta che gli racchiude tutti gli anni. DJ? No, speaker. Ah, per speaker. La nostra speaker del nostro Radio Village. Sì? Chi è? Chi Loredana è? Furlero! Meravigliosa, sembra Brigitte Bardot, sarei in questa tutina anni 70, uguale, identica. Uguale, guarda. Un ricordo sfalsato. Creò la Furlero. Come? Ed io creò la Furlero. Ah. Sai che Brigitte Bardot, ed io creò la donna. Era stata lei? Boh, non lo so, comunque è uguale. Tanto voglio dire, se vuoi ti do la stessa cosa che ho preso io. No, no, ho che ho preso la Brigitte Bardot ai tempi. Era una cosa comune. Vai, poi chi abbiamo? Vicino, Loredana Forleo, abbiamo lei, la nostra giornalista, il nostro ufficio stampa, laureata in giornalismo a Londra, per cui oggi addirittura voleva, siccome dice che ha un'immagine troppo buona, in realtà è una persona serissima e molto preparata, voleva un paio di occhiali per rendersi più arcigna, ma non glielo abbiamo concessi. Grazie, buonasera, Raffaella Galasso, l'ufficio stampa del Village e non solo. Mi piace, vicino a Forleo, è in mezzo la Forleo, quindi ce le ha vicine tutte e due. È un jolly. Basta dire vicino alla Forleo e sei a posto. Sì, infatti. Sì, dov'è la banca? Vicino alla Forleo. Sono tutto vicino alla Forleo. Siamo tutti vicini alla Forleo stasera. Vicini, vicini. Mi sento così vicino alla Forleo. Vengo. No, non farmi dire queste parole. No, per carità. Allora, e poi vicino alla Forleo, per l'appunto, la nostra meravigliosa drag resident. Sabato scorso ci ha fatto veramente capire di che pasta è fatta con questo show dedicato a Madonna, tutto live. Lei ha fatto Love Ball si chiama? No, Love Boat. Love Ball. Era lo blow della come suite. Come si chiamava questa cosa? Love Box. Vabbè, la B c'era. Insomma, comunque ha fatto scuola di musical, cantato di qua e di là, una voce incredibile, una presenza sempre più carica, la nostra Minerva Lowenthal. Buonasera anche a Minerva. Insomma, la giuria è tornata con quella sigaretta, come scena è seria. In realtà è un po' in versione un po' Marlene Dietrich questa sera. E vicino a Minerva, dentro il box, c'è il cane di Minerva. Il cane, poverino, lo lasciamo lì. Il serpente è un po' sulle 23, però il cane di Minerva, non riusciamo a capire se suona il flauto viene fuori come un cobra. No, sì, davvero? Il cobra si sa, non è un serpente. No, è qualcosa di invadente. È una peperonata. Allora, il fan del cobra, scusa. No, vediamo solo delle manine, pronunciati. Ecco, va bene. È un rituale, in realtà è una ragazza che arriva da una tribù Maori e adesso a quest'ora proprio c'è una ricorrenza particolare della sua tribù, per cui grazie per aver condiviso con noi questa cosa magica.